Carissimi amici, buongiorno, grazie per il collegamento. Io sono Gaetano Falcone, il presidente del GR Abruzzo. Tutti quanti stiamo soffrendo, tra virgolette, questa situazione critica dell'epidemia, però noi non ci lasciamo sconfiggere, perché innanzitutto abbiamo lo spirito civico di rispettare le decisioni delle decisioni governative e le indicazioni precise e puntuali del CAI centrale del nostro presidente generale. Noi siamo abruzzesi, quindi testa dura e montanari, quindi ci sentiamo precisamente coinvolti con tranquillità in questa situazione. Io approfitto per ringraziare le sezioni abruzzesi che in questo periodo, diciamo, di crisi si sono dedicate per l'altruismo e il volontariato. Ci sono sezioni che hanno dato avvio a una raccolta fondi per l'ospedale del loro territorio, delle sezioni che si sono adoperate con i comuni come volontariato ed altre per la distribuzione dei generi alimentari. Questo denota un grande attaccamento alla comunità e mi ricorda all'epoca dei terremoti, perché voi sapete, carissimi amici, io parlo dall'Aquila, il CAI è stato sempre in prima linea per queste cose. Io come sto passando le giornate? Come voi? Sto riorganizzando il lavoro, sto rimettendo a posto le situazioni per quanto riguarda le attività future, le assemblee, eccetera, perché noi abbiamo anche queste scadenze sezionali e regionali. Per quanto riguarda quello subito, imminente, è un collegamento in Skype. Adesso io sono d'accordo con il webmaster Stefano Piscella, un collegamento Skype con il presidente sezionale per mettere a punto i siti sezionali, come ci è stato detto dal CAI centrale, sull'indicazione del CAI centrale, che il sito sezionale deve avere una certa linea, diciamo, come quello del CAI centrale che ha dettato diciamo così, dei consigli. Allora, per il futuro, io forse ho assistito a dei dibattiti, delle situazioni per quanto riguarda la frequentazione della montagna. Io prima di tutto, per quando, il futuro dico subito all'apertura delle scuole, andare nelle scuole, molte sezioni abruzzesi lo fanno, hanno fatto, però adesso con questa nuova esigenza, la nuova situazione, andare nelle scuole e verso i ragazzi per subito per far presente la vicinanza della nostra associazione per il territorio. Cioè, voglio dire, dopo questo intervallo forzato di distacco della scuola, i ragazzi, i bambini si devono sentire agganciati al loro territorio. E questo è il CAI, e io già ho preso contatti con le sezioni, alcune sezioni che già lo hanno fatto fino a pochi giorni prima di questa chiusura, diciamo così, dei movimenti. A settembre, quando riapriranno le scuole, e mi auguro che riapriranno in piena regola, il CAI deve essere presente. Ho consigliato di contattare i direttori didattici per questo. È importantissimo, più ancora che porci il problema di come andare in montagna, la mascherina, eccetera. Per me è quello. Oltre a un'altra cosa a cui tengo molto, noi dobbiamo ritornare a riappropriarci della nostra comunità, del senso di appartenenza, perché l'andare in montagna non è soltanto una bellissima, diciamo così, attività, però potrebbe essere scambiata come una questione singola, e il che non sono d'accordo, non mi vede d'accordo. L'andare in montagna significa anche la condivisione con le persone, con gli amici, con la sezione. Si va in montagna con gli amici della sezione, e quindi appena adesso avremo delle norme precise da parte del governo, e sicuramente sarà attento anche a queste nostre situazioni, vedremo che ci rincontreremo tranquillamente in montagna senza problemi e senza pericoli. Ecco come interpreto io, come ho passato. Sto riordinando le carte topografiche. Poi volevo anche dire, adesso che mi prenderò accordi con le sezioni, con i presidenti in Skype, che a breve per la questione dei siti, cioè devono approfittare di questo periodo, diciamo, in cui stiamo dentro, diciamo così, non possiamo uscire, per pianificare qualche cosa, le attività per l'anno prossimo o per la fine dell'anno.
Abbiamo noi un territorio vasto, bellissimo, sconosciuto anche a volte, anche a me. Io conosco benissimo il mio Abruzzo, angolo per angolo, però non vi nascondo che leggendo alcuni libri, guardando alcune carte topografiche, ho scoperto dei siti che hanno delle emergenze storiche, archeologiche e culturali. E quindi questo dovrebbe essere preso in considerazione e inserirle nelle prossime attività nostre. Ecco cosa volevo dire. E adesso, se mi consentite, una piccola. Allora, ho messo nello scorso autunno 3 nidi qui nel mio giardino, 3 nidi per gli uccellini. Allora, uno adesso è stato occupato proprio in questi giorni e sto assistendo a una scena bellissima perché una coppia di codi rossi, il codirosso. Come sapete, è un passeraceo molto bello, molto elegante. Bene, stanno nidificando proprio qui accanto alla mia finestra. E mi tiene compagnia questa bellissima. Ecco, questo è anche un segnale di vita che va bene anche per noi. Tutto questo volevo dire, ragazzi. E quindi quello che mi auguro è che tutto presto finisca questa situazione critica di questo nemico invisibile che è questo virus, ma noi ce la faremo sicuramente perché noi abbiamo dentro il nostro cuore la forza e l'animo che ci ha insegnato il Cairo.